Buongiorno, siamo in compagnia del professor Tamborrelli. Professore, buongiorno, piacere Buongiorno. di averla con noi. Oggi parliamo di schiena, parliamo di scoliosi. Quando si parla di scoliosi si pensa sempre agli adolescenti. Invece anche nell'età adulta, adesso il professore ci dirà quando e perché possiamo poi avere dei cambiamenti di postura negli anni, possiamo avere l'artrosi, possiamo avere tante problematiche. Lei è direttore dell'unità di chirurgia vertebrale al Policlinico Gemelli, quindi le vertebre sono il suo regno, quindi ci spieghi che cosa succede alla nostra schiena, perché ogni tanto poi succede questo. Beh, intanto le dico, è vero quello che dice lei, per scoliosi noi abbiamo sempre pensato alla scoliosi dell'adolescente, dei ragazzini che si portano a visita dal pediatra, eccetera, perché ci può essere la scoliosi. Questo è vero, è così. La scoliosi è cosa molto importante, che si presenta senza sintomi e quindi va scoperta, diagnosticata tempestivamente, perché dipende dalla tempestività con cui viene diagnosticato l'esito poi successivo, l'evoluzione successiva. E di recente però all'orizzonte si è fatta avanti un altro tipo di patologia, legata sicuramente all'invecchiamento delle persone. Oggi le persone invecchiano di più, l'aspettativa di vita è maggiore, ma anche un altro aspetto, che le persone vogliono star meglio, ed è anche giusto, una giusta aspirazione. Quindi adesso si fa molto più attenzione a quella che è un capitolo che forse esisteva anche prima, ma oggi è molto più sentito e più importante, che sono le scoliosi dell'adulto. Le scoliosi dell'adulto si intendono quelle deformità, per noi è tridimensionale, poi in effetti dal punto di vista descrittivo la parte più importante è quella sul piano coronale, dell'allineamento sul piano coronale, e questa deviazione scoliotica si verifica, queste deviazioni scoliotiche si verificano ovviamente anche in un'epoca che non è certamente quella adolescenziale. Certo, esiste una scoliosi dell'adulto che è la conseguenza di un peggioramento in epoca adulta di una scoliosi adolescenziale, che generalmente comunque è una scoliosi con caratteristiche abbastanza di severità importante. Ma esistono anche tutta una serie di situazioni di deformità della colonna vertebrale che sono secondarie ad altre patologie che si sviluppano tipicamente in epoca adulta. Le faccio un esempio. Esistono delle scoliosi tipo secondarie, come possono essere quelle legate a fratture che sono esitate in deformità di una vertebra, di una o più vertebre. Possono esserci delle scoliosi che insorgono per crolli vertebrali ripetuti a più livelli. Esistono delle scoliosi che sono un settore molto importante e che richiama molto la nostra attenzione e i nostri sforzi, sia dalla parte diagnostica ma anche dal punto di vista terapeutico, sono quelle che si chiamano scoliosi de novo. Questo termine presuppone che una scoliosi che non esisteva prima, quindi un rachide del tutto normale, ben allineato nei piani dello spazio, a un certo punto comincia ad andare incontro ad una deviazione. Questa è sempre la conseguenza di vari fattori, ma in particolare ad una sofferenza di un disco intervertebrale che comincia a soffrire in maniera asimmetrica e comincia a determinare e un'inclinazione della colonna e una torsione delle vertebre una rispetto all'altra. All'inizio può presentarsi con del mal di schiena, una discopatia di lunga data, man mano che passano gli anni si assiste a questo sviluppo di questa scoliosi. Pensi che in alcuni casi lei ha la possibilità di analizzare una sequenza di radiografie del paziente che dice ma io soffro di mal di schiena dagli ultimi 5, 6 anni, 10 anni, e lei vede che piano piano una colonna vertebrale quasi del tutto esente da problematiche, piano piano si sviluppa una discopatia, questa discopatia prevalentemente asimmetrica, cioè più da un lato che dall'altro, comincia a determinare un'inclinazione della colonna e poi piano piano la deformità diventa tridimensionale perché comincia a coinvolgere la vertebra a monte, la vertebra a valle, e si sviluppa quindi una deformità di tipo scoliotico. Si può fare prevenzione in qualche modo, nel senso chiaramente andando avanti con gli anni magari abbiamo episodi di lombalgia, abbiamo problematiche che ci fanno suonare un campanello d'allarme che qualche problema la nostra colonna ce l'ha.
Che tipo di attenzioni possiamo avere? Guardi, nonostante io faccia il chirurgo vertebrale, nonostante questa sia la mia attività e quindi praticamente in sala operatoria, non dico tutti i giorni, ma quasi, questo è un argomento importantissimo, cioè questo è importantissimo, io sono fautore della prevenzione. Certo, se una colonna vertebrale, si è verificata una situazione di questo tipo e sarà quello il destino, lei lo può contrastare nel senso di rallentarne l'evoluzione, però ci sono tantissime altre situazioni in cui la prevenzione è fondamentale. Fondamentale innanzitutto per star meglio, secondo per dare tono alla muscolatura. Bisogna supportare, sostenere la colonna vertebrale. E noi facciamo una vita oggi tale per cui la sedentarietà, spessissimo passiamo delle giornate quando siamo liberi al computer, il computer assume prende una parte rilevante del nostro tempo, mentre dovremmo camminare di più, fare dell'attività fisica, e questo sarebbe fondamentale, poter trovare il tempo per poter dedicare tempo alla nostra, non è solo la colonna vertebrale, sono anche le altre articolazioni, le ginocchia, le anche, bisognerebbe avere la possibilità di dedicare del tempo al proprio corpo. Queste deformità molto spesso comportano anche dolore, ecco, allora a quel punto è importante intervenire chirurgicamente in alcuni casi, vediamo anche come. Sì, il vecchio adagio è che mai curare la deformità fine a se stessa, non è un fatto di tipo estetico, anche per un motivo fondamentale. Questo è un principio che qualche volta viene un po', o un aspetto che qualche volta viene un po' trascurato. La colonna vertebrale operata, tranne alcuni casi, tranne alcune situazioni, ma quando si parla di grandi deformità o di deformità, purtroppo la correzione, laddove è possibile, in parte, però si ottiene a prezzo, si paga un prezzo molto alto, che è quello di abolire il movimento nei segmenti di movimento della colonna. Il segmento di movimento è la vertebra soprastante e quella sottostante con le sue articolazioni. E noi siamo stati fatti per poterci muovere in un'infinita e illimitata quantità di posizioni dello spazio che ogni vertebra può assumere rispetto a quella sottostante. Quando la deformità viene trattata attraverso una artrodesi, termine tecnico, ma in pratica che si è una blocca fusione, giusto? Una fusione, certo. Si blocca, si fonde questa colonna vertebrale, la colonna vertebrale si trasforma da un qualcosa di estremamente mobile a qualcosa di completamente bloccato, quindi si perdono tutte le possibilità di movimento. Quindi dal punto di vista estetico, l'estetica è un parte estremamente minore della problematica. Ciò che ti dà, ciò che ti indica l'intervento è il dolore, che diventa un dolore intrattabile. Hai provato tutti i tipi di trattamento e non sto lì a scendere nel dettaglio, qualunque cosa va bene se funziona. Uno. Due, è la disabilità che il dolore e la deformità provocano. Una disabilità che può essere quella di non essere autonomo, di non poter andare al supermercato, di non essere libero di fare una passeggiata. Grandi deformità si associano anche, per esempio, a stenosi del canale vertebrale o stenosi foraminale, quindi le difficoltà nel movimento, quella che si chiama claudicazione neurologica, cioè le gambe che si stancano, i muscoli che si affaticano e non ti permettono di deambulare come vorresti, ti bloccano per strada e bisogna di fermarti perché hai questa muscolatura che si stanca notevolmente, e allora lì queste finiscono per essere quelle che sono le indicazioni principali. Intervenire come? Allora, fatta la premessa che l'intervento è l'ultima soluzione, la soluzione finale, prima vanno messe in pratica tutte le possibilità, spesso si sente dire non fare questo, non fare quello, far quell'altro. La colonna vertebrale è fatta per essere tenuta in esercizio, quindi movimento, nuoto, fisioterapia, posturale, quello che vuole lei. Quando tutto fallisce e non si riesce ad avere una
risoluzione e soluzione del dolore, il trattamento del dolore, allora l'indicazione, ahimè, è chirurgica. La chirurgia può essere fatta parzialmente nei casi più semplici, anche con metodica del tutto percutanea, ma siamo nelle fasi iniziali, quando la correzione può essere ottenuta senza interventi maggiori, più grandi. Altrimenti bisogna ricorrere a delle correzioni e degli interventi decisamente più invasivi e che hanno anche, a seconda della gravità, tutta una serie di rischi che vanno molto ben valutati. Sono interventi che presuppongono necessariamente di dover bloccare anche più segmenti, magari tutto il tratto lombare e parte di quello dorsale. E questo porta ad una limitazione dei movimenti, però è risolutivo per quello che riguarda il dolore, per forza. Questo può essere un esempio di quello che dicevamo, è uno dei tanti che potevamo vedere, è quello che è qui in questo momento, quindi prendiamo questo come esempio. Ma intanto questo è un paziente che ha già due interventi di protesi d'anca, quindi presuppone che probabilmente è anche un paziente discretamente artrosico. E poi è stato operato in basso, in parte lombare, L4 e L5. Tralasciando un po' quella che è la storia precedente, ma guardiamo la situazione attuale. La situazione attuale è che è un individuo di una certa età che però presenta questa che vedete qui, questa curva, che è una curva a corto raggio, ma è una curva scoliotica. Le radiografie appiattiscono tutto, quindi non dicono e non esprimono la tridimensionalità della deformità. Però se uno analizza vede che, diciamo, che l'appiombo è con la testa leggermente spostata rispetto al bacino, e poi soprattutto c'è una sofferenza qui del disco, proprio quello che è all'apice della curva, nella zona dove si è sviluppata la curva, e questa è una situazione che sicuramente qualche anno fa non c'era. In questo caso possiamo parlare di una deformità nei piani dello spazio, prevalentemente su quello coronale. Vi tralascio l'aspetto della sagittale perché ci sono degli aspetti troppo tecnici, però la parte importante è capire che questa situazione è una situazione dolorosa, perché c'è un punto da cui, un punto o anche più punti, ma in particolare in questa zona, dove la degenerazione artrosica, secondaria alla deformità o la deformità peggiorata dalla situazione artrosica, innesca un dolore tale per cui l'individuo ha una disabilità legata al dolore. In questo caso qui è da ipotizzare un intervento chirurgico che non possa essere limitato soltanto ad un settore e basta di questa colonna, ma bisogna pensare ad una correzione tridimensionale della deformità sia sul piano coronale, questo è il piano coronale, cioè quello frontale, sia sul piano sagittale, per riportare l'individuo in una condizione di appiombo del rachide, rispettando una serie di parametri, e questo tipo di patologia presuppone un intervento, come si diceva prima, decisamente più complesso di quello che può essere un trattamento semplicemente mini-invasivo per un livello. Certo, in questa colonna una parte dell'intervento sicuramente prevede uno step di tipo mini-invasivo, ma un'altra parte dell'intervento sarà fatto con tecnica open per ottenere la correzione. Quando le deformità sono minori, anche una tecnica mini-invasiva può essere sufficiente da sola a ottenere il risultato. Deformità più complesse, questo non è possibile. Professore, la ringraziamo per averci anche fatto scoprire un significato diverso della parola scoliosi, perché molto spesso, appunto, come dicevamo, l'abbiniamo alla gioventù, e magari quando vediamo delle posture negli anziani un po' particolari diciamo sarà l'artrosi, invece no, forse è bene andare a indagare un po' di più e capire esattamente cosa si può fare. O quantomeno non è solo l'artrosi. Non è solo l'artrosi, esatto. Grazie, buona giornata, grazie.